nasconde tutto la televisione! È una vergogna! Vergogna! La gente ha 300 euro di pensione e sti fitusi 1000 euro! Grazie Presidente, breve circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Vergogna! Preferisco lei. È mia figlia. Ustetti una frega di cazzate. Ma che cazzo volete? Ci volete ammazzare? Volete che il centro Italia sparisca? Fregata. Orgoglio, 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 orgoglio. Lecca culo, lecca culo, lecca culo. Quest'uomo è evidente, ha bisogno di aiuto. 118! La macchina 18! Che di caso! Tanto ve la do nei nostri seggi. E l'altro uccide. SKP o nelle SKP? Ha fatto la neve, oddio, oddio, non potevi scegliere, tu dai, scegli dalla casa. Saluta Antonio. Ciao. Il gatto e la volpe focus, in studio Marco Tontodonati. Bentrovati, nuovo appuntamento con il gatto e la volpe focus. Torniamo a parlare del PAR. In sequenza ascolteremo le dichiarazioni di Marzia Foglietta, Sara Foglietta e dell'artista Millo. Oggi non è stato favorevole questo meteo, quindi le persone in piazza non erano tantissime, però comunque abbiamo iniziato la nostra divulgazione di resilienza, innanzitutto con quello che abbiamo già realizzato nella scuola di Borgo Marino, con la partecipazione di 800 circa tra alunni di varie scuole di ordine e grado, addirittura anche l'università ha partecipato. Con l'occasione di osservare l'opera di Millo abbiamo interagito con i ragazzi parlando di resilienza, di conoscenza del rischio, e abbiamo capito che i ragazzi e i bambini sono molto più informati e interessati degli adulti, che probabilmente non hanno fatto il loro lavoro bene in passato per proteggere i propri figli. Quindi questo è quello che è stato il resoconto di questa settimana. Oggi ci sono a testimoniare i nostri amici della rete dei comitati nazionali delle varie stragi che hanno colpito la nazione, e con loro stiamo continuando a divulgare il tema della resilienza parlando a domicilio ai cittadini, ecco. Sicuramente andremo in giro per le scuole per continuare questa divulgazione importante sul tema della resilienza, ma vorremmo che le amministrazioni ci facessero anche qualche promessa in più, per esempio di accorpare il sistema che si occupa della viabilità insieme a quello che si dovrebbe occupare delle scuole, ecco, un appello proprio per quanto riguarda la nostra città di Pescara in questo momento. Sono venuti moltissimi visitatori, circa un migliaio, fra scuole primarie, medie, quindi di secondo grado, e anche licei della città, ma anche di alcune zone limitrofe a Pescara. E tante famiglie, ovviamente, tanti progettisti, appassionati di street art o di arte in generale, quindi abbiamo colpito nel segno, nel senso che quello che volevamo era attirare l'attenzione della cittadinanza e quindi di far veicolare un messaggio importantissimo, che è quello della sicurezza attraverso il linguaggio universale dell'arte. In questo caso abbiamo scelto la street art. Ho voluto intitolare quest'opera Il mio posto sicuro, riflettendo un po' su quali possono essere i posti sicuri in cui viviamo, ho pensato allo spazio della conoscenza, che è la cosa che ci fa in qualche modo superare le situazioni di pericolo e dovute all'ignoranza tante volte. I perché per ripartire, raccontare, denunciare e pretendere risposte. L'idea è quella di uno spazio aperto a tutti coloro che vogliono pensare e capire se parlare di bene comune ha ancora un significato, se regalare un pezzo del proprio tempo e della propria vita per la dimensione sociale ha ancora un senso e può generare speranza senza dover necessariamente ricorrere alla consueta violenza verbale via web, che squalifica, offende e talvolta uccide. Se vale la pena tornare alla parola ragionata, al guardarsi in faccia, alla valorizzazione delle competenze e alle abilità, a riconoscere i punti di vista diversi,
alla discussione, magari veemente ma mai offensiva, nella consapevolezza che da posizioni argomentate, vissute con coerenza e coraggio, può nascere una sintesi credibile e costruttiva. Ripartiamo da questo. Mandateci su WhatsApp i vostri perché, domande su fatti, eventi, storie e problemi che non trovano soluzioni. Noi contatteremo chi quelle soluzioni dovrebbe trovarle, proprio perché è deputato a questo per incarico istituzionale o professionale. Ne discuteremo insieme e pretenderemo delle risposte. Grazie per l'attenzione prestata, vi rimando al prossimo appuntamento, sempre qui al Gatto e la Volpe Focus. Vergogna! La gente 300 euro di pensione, sti fitusi, 1000 euro! Grazie Presidente, breve circonciso, ma secondo voi perché Confindustria preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Vergogna! Preferisco lei. È mia figlia! Bustetti, una frega di cazzate! Ma che cazzo volete? Ci volete ammazzare? Volete che il centro Italia sparisca? Fregata! Marcolo, 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 Marcolo! Lecca culo, lecca culo, lecca culo! Quest'uomo è evidente, ha bisogno di aiuto. 118! Stampantina 18! Che è faticato? Tanto ve la do nei nostri seggi. E l'altro uccisce. SKP o nell'SKP? Ha fatto la neve, oddio, oddio, non potevi uscire, a tutti i tagli, scendete dalla casa. Saluta Antonio. Ciao.